Nuti, complotto per farmi fuori, e l'uomo giusto per cambiare le cose non esiste. Per la Sicilia l'uomo giusto non esiste. Il problema è alla base, serve prima un cambiamento culturale. Per questo non è detto che il movimento, una volta al potere in regione, riesca davvero a cambiare le cose. Lo afferma in una intervista alla stampa l'esponente M5S Riccardo Nuti, sospeso dal movimento dopo il caso delle firme. Nuti denuncia un disegno per mettermi ai margini del M5S, ma non posso dire, afferma, che il candidato alla presidenza della regione Giancarlo Cancelleri sia dietro a questo, potrà emergere solo dopo che sarò assolto. La campagna del Movimento 5 Stelle in Sicilia si apre con un'accusa di complotto interno sulle firme false. L'ex uomo forte dei grillini in Sicilia, il deputato Riccardo Nuti rinviato a giudizio, accusa il candidato a governatore dei 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri, di essere dietro ad un disegno contro di lui sul caso che è sfociato in un'inchiesta giudiziaria che ha azzerato l'M5S di Palermo. E quanto scrive su Facebook il deputato del Partito Democratico Michele Ansaldi, in riferimento all'intervista alla stampa dell'ex M5S Nuti. Come a Roma, con la guerra dei dossier prosegue Ansaldi tra Raggi e De Vito che è finita in procura, anche in Sicilia si parte con veleni e scambi di accuse all'interno del partito di Grillo. Dice Nuti, in Sicilia i 5 Stelle non cambieranno le cose. Se lo dice lui, che è stato tra i primi esponenti dei grillini siciliani e. Italpress. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.